Poi alla fine, quando termina, si ricompatta il file e non so se è il presidente stesso No, che lo è fa, e lui poi poi. devi linkarlo sulla chat. Comunque, senti, lo vediamo dopo. Adesso, per non perdere tempo, siccome è un po' lunghetta oggi e poi abbiamo il consiglio, io incomincio subito a leggere i verbali. Ok, va bene. Accettiamo di torno questo adempimento, va Luigi, bene? siete tu, Carlone, Gunnella e Questa Vidrotti, sono giusto? io, Carlone, Ferrauto, Gunnella, Rinaldi e Vidrotti Valeria in sostituzione di Gugliotta. Ma io non li vedo gli altri, eh. Io vedo Carlone. Se vai dopo i tre pallini sul banner centrale, vai, ci stanno chat, mostra conversazione, poi stanno due omini Posta che sono mostra partecipanti. e nascondi i partecipanti. Se li clicchi là sopra, Sì. sulla destra ti vengono i partecipanti. Ok, però in video non li vedo. So, quando parlano cosa appariranno? Ciao Leonardo, buongiorno. Ciao Valeria, buongiorno. Ciao Leonardo. In video ne vedi soltanto quattro al massimo. Ok, Gli altri li vedi perfetto. sotto in basso dove c'hai le sigle dei nomi. Va benissimo, perfetto. Bisogna fare l'appello forse per vederli. Cosa? Dovresti fare l'appello così quando uno risponde E si vede. infatti, fai l'appello se vuoi, dai, forza. Vabbè, allora facciamo alla Pompei. Presente. Rinaldi. Presente. Ok. Poi Ferrauto. Presente. Ok. Poi Gunnella. Presente. Carlone. Presente. Ok. E Gugliotta no, c'è Vidrotti, giusto? Sì, eccomi. Perfetto, quindi sei Le altre partecipanti. dimissioni lo scriviamo anche nella chat, così tu hai l'orario e ti dovrebbe tornare tutto. Perfetto, perfetto, ok. Allora dobbiamo scrivere la chat della presenza, dobbiamo dare. Pompei presente, vabbè. Si legge? Sì. Aspetta, no, dai. Vabbè, comunque a me va bene, io ho visto, ho sentito, va bene. Vabbè, no, comunque lo mettiamo anche in chat e così. Ok. Allora, incomincio a leggere i verbali. Verbale della Ok. Commissione Sesta del Municipio di Roma 7 nella seduta del 12 febbraio 2020. Posso andare? Ma hai detto 15 febbraio? Del 12 febbraio 2020. Ok, 12 febbraio, perfetto. Il giorno 12 del mese di febbraio 2020 alle ore 9 presso la sala riunione del Municipio Settimo di Sita in piazza Cinecittà numero 11 si è riunita l'intestata commissione convocata alla stessa ora per l'esame del seguente ordine dei lavori. 1. Lettura ed approvazione dei verbali sedute precedenti. 2. Nomine e spostamenti personale, pubblicizzazione sul sito web municipale. 3. Scusate, spegnete i microfoni però se non si capisce niente. Nomine e spostamenti del personale, pubblicizzazione sul sito web municipale. 3. Pagamento canoni periodici, cosa, POSP, eccetera, ritardi negli avvisi di scadenza, vari ed eventuali. Consiglieri presenti, Luigi Pompei, Stefano Rinaldi, Marco Ferrauto. Consiglieri assenti, Francesco Gugliotta, Domenico Carlone, Alessandro Gunnella. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante l'istruttore amministrativo Leonardo Fugallo. Partecipa alla seduta l'incaricato di posizione organizzativa Fulvio Di Tommaso. Alle ore 9, constatata la presenza del numero legale, quindi la validità della seduta, il presidente Pompei apre i lavori della commissione e passa al punto 1 all'ordine dei lavori. Viene letto ed approvato il verbale della seduta del 29 gennaio 2020 che assume il numero 1. Alle ore 9:10 entra il consigliere Gugliotta. Il presidente passa all'esame della proposta di cui al punto 3 all'ordine dei lavori che introduce ed introduce l'argomento. Il presidente Pompei comunica quanto riferitogli dal direttore del municipio. Durante la gestione dell'anno trascorso, l'invio dei bollettini di pagamento dei canoni periodici, COSAP e OSP, ha subito ritardi prevalentemente riconducibili all'insediamento della nuova società aggiudicatrice del servizio. Punto. Nel corso del corrente anno i ritardi continuano ad essere presenti, quindi gli uffici preposti non stanno applicando la mora prevista ai pagamenti tardivi.
La situazione è stata comunicata agli organi centrali competenti e siamo in attesa della formalizzazione della disposizione di non applicare la norma quale soluzione alla problematica. Il Presidente passa all'esame della proposta di cui al punto 2 all'ordine dei lavori, introduce l'argomento e dà la parola alla posizione organizzativa di Tommaso. La posizione organizzativa di Tommaso comunica che per quanto riguarda la nuova organizzazione delle risorse umane del municipio, la redazione web ha provveduto ad adeguare le notizie presenti sul sito istituzionale alla microorganizzazione inviata ufficialmente al suo ufficio nel mese di dicembre 2019. Attualmente sono pubblicati dal Dipartimento della Comunicazione le notizie riguardanti le procedure amministrative, così da assicurare unicità ed omologazione in tutte le strutture capitoline. La redazione web municipale si occupa con dettaglio della compilazione della sezione uffici e contatti, che necessita del supporto di comunicazione tempestive e puntuali da parte di tutti gli uffici del municipali. La posizione organizzativa di Tommaso riferisce inoltre di aver sollecitato via mail tutta la struttura municipale all'invio tempestivo e puntuale di eventuali modifiche da apportare. Al Presidente sembra che la redazione web stia operando correttamente. Considera l'invio del sollecito inviato a mezzo mail poco incisivo. Punto. Propone la trasmissione di una nota ufficiale in tal senso da parte della direzione del municipio e considera infine necessario che la continuità comunicativa divenga metodo strutturale. Alle 10.25 esce il consigliere Gugliotta. Propone pertanto la trasmissione di una nota ufficiale della direzione del municipio in tal senso con invito ai servizi di un cenno di riscontro e assicurazione di ottemperanza. Poi considera infine necessario che la continuità comunicativa divenga metodo strutturale. Alle 10.25 esce il consigliere Gugliotta. Segue confronto. Il presidente Pompei chiude la seduta alle 11.10. Andiamo al secondo verbale. Verbale della commissione del sesto municipio di Roma Settimo, seduta del 19 febbraio 2020. Il giorno 19 del mese di febbraio 2020 alle ore 9 presso la sala riunione del municipio settimo, sito in piazza Cinecittà 11, si è riunita l'intestata commissione convocata alla stessa ora per l'esame del seguente ordine dei lavori: lettura ed approvazione ai verbali sedute precedenti, esame ed eventuale espressione di parere sulla proposta di iniziativa consigliare a firma dei consiglieri Ardu, Iorio, Sturni, Simonelli, Spampinato, Diario e Catini, e ordine al nuovo regolamento delle concessioni di beni immobili appartenenti al patrimonio demaniale ed indisponibile di Roma Capitale, varie ed eventuali. Consiglieri presenti: Luigi Pompei, Stefano Rinaldi, Domenico Carlone, Marco Candigliota in sostituzione di Marco Ferraudo. Consiglieri assenti: Francesco Gugliotta, Marco Ferraudo, Alessandro Cunnella. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante l'istruttore amministrativo Leonardo Fugallo. Alle 9, constatata la presenza del numero legale, quindi la validità della seduta, il presidente Pompei apre i lavori della commissione e passa al punto 1 all'ordine dei lavori. Viene letto ed approvato il verbale della seduta congiunta commissioni terza, quarta e sesta del 22 novembre 2019, che assume il numero 9. Alle ore 9.10 entrano i consiglieri Gugliotta e Tosatti in sostituzione di Cornella. Il presidente passa all'esame della proposta di quel punto 2 all'ordine dei lavori e introduce l'argomento. Dopo anche più ad articolato confronto, i commissari decidono di rimandare l'espressione di parere della proposta in analisi alla prossima seduta utile. Alle 10.05 esce il consigliere Carlone. Per le varie ed eventuali, il consigliere Tosatti riferisce che su sollecitazione di alcuni cittadini è effettuata una richiesta di accesso agli atti in merito ad alcune strutture situate in area Villa Lazzeroni ed occupate da varie associazioni, alle quali non risulta rilasciata alcuna concessione dal Dipartimento competente. Il consigliere Tosatti chiede quindi che sia effettuato un esposto al competente comando di polizia locale da parte della Commissione. Il consigliere Candigliota comunica che all'interno del parco di Tor Fiscale è presente un casale denominato Ristoro del Fiscale, dove viene svolta un'attività di somministrazione di cibi e bevande. Il consigliere Candigliota ha riscontrato che i prezzi praticati sono in linea con il mercato e chiede quindi alla Commissione di controllare il tipo di concessione rilasciata ai gestori dell'attività al fine di verificare se la stessa sia di natura sociale e quindi tenuta ad applicare prezzi più contenuti. Il presidente Pompei chiude la seduta alle ore 10.30.
anche questo è fatto. Adesso c'è quella del 26 febbraio che pregherei il consigliere Rinaldi di leggere perché la seduta l'ha tenuta lui. Ok, allora, verbale commissione sesta del 26 febbraio 2020. Scusate Leonardo, io esco. Ciao, ti benissimo, grazie. Okay. Grazie tanto, mi sembra avviata. Sì, sì, assolutamente, grazie. Allora, il giorno 26 del mese di febbraio 2020 alle 9.30 presso la sala riunione del municipio 7, sito in piazza di Città 11, si è riunita l'intestata commissione convocata alla stessa ora per l'esame del seguente ordine dei lavori. Esame di eventuale espressione di parere sulla proposta di iniziativa consiliare a firma dei consiglieri Ardu, Iorio, Sturni, Simonelli, Spampinato, Diario e Catini in ordine al nuovo regolamento delle concessioni dei beni immobili appartenenti al patrimonio demaniale ed indisponibile di Roma Capitale. Vari ed eventuali. Consiglieri presenti, Rinaldi, Carlone, Gunnella, De Chiara in sostituzione di Pompei, La Zazzera in sostituzione di Ferrauto. Consiglieri assenti, Pompei, Gugliotta, Ferrauto. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante Leonardo Fugallo. Partecipa alla seduta per l'associazione Carte in Regola la dottoressa Anna Maria Bianchi. Alle 9.30, constatata la presenza del numero legale, quindi la validità della seduta, il vicepresidente Rinaldi apre i lavori della commissione, passa all'analisi del punto 1 all'ordine dei lavori e dà la parola alla dottoressa Bianchi. La dottoressa Bianchi riferisce che l'associazione Carte in Regola sta lavorando ad una visione regolamentare. Una versione, non visione. Ad una? Versione, forse, non visione. Probabile. Vabbè. Versione. Sì. Regolamentare generale della gestione dei beni immobili appartenenti al patrimonio di Roma Capitale. Negli anni passati molti immobili di Roma Capitale sono stati assegnati a privati che li hanno utilizzati per attività a fine di lucro. È necessario censire il patrimonio immobiliare di Roma Capitale per poi poterlo destinare ad attività con finalità sociali o culturali, anche prevedendo un comodato d'uso gratuito. Sarebbe opportuno coinvolgere la cittadinanza in queste dinamiche con gruppi di dibattito territoriali. Un nodo cruciale dell'iter di assegnazione degli immobili pubblici è l'utilizzo dello strumento del bando pubblico di affidamento, che rientra in un quadro tecnico-amministrativo, ma anche in un quadro di volontà politica. La dottoressa Bianchi ritiene l'assegnazione tramite bando pubblico più adeguata ad attività di natura economica che a quella senza fini di lucro. Valuterebbe prioritariamente la progettualità rispetto ad altri elementi di punteggio nelle attività di volontariato. Prosegue poi delineando quello che a suo parere dovrebbe essere l'iter post-assegnazione caratterizzato da monitoraggio e verifiche da parte dell'amministrazione. Dopo ampio e articolato confronto, i commissari decidono di rimandare l'espressione di parere alla proposta in analisi alla prossima seduta utile. Alle 10.38 entra il consigliere Gugliotta, alle 10.42 esce il consigliere Carlone. Per le varie eventuali, il consigliere Gugliotta informa che via del Quarto Miglio è stata chiusa al pubblico transito da parte degli abitanti di alcune palazzine presenti in loco, supportate da sentenza del TAR, sarebbe di particolare utilità che la strada fosse aperta al transito. Il vicepresidente Rinaldi chiude la seduta alle ore 10.52. E finito il verbale. Stefano, se me la mandi firmata questa qui, via mail, poi io sì. La rifirmo sotto come presidente la passiamo, e le passo a Fugallo insieme alle altre. Ok, quindi correggo la parola visione conversione o lascio... Come te pare. Come vuoi, oppure lascia visione, non cambia niente. Ok, va bene. Allora, non correggi. Allora, sentite, adesso Valeria, più in particolare te, abbi pazienza, dammi un tuo... Per quanto riguarda la commissione sesta del 5 marzo, in effetti abbiamo esaminato due cose. Uno, i confini del municipio. E noi siamo favorevoli, diciamo la commissione ha espresso parere favorevole soltanto con due appunti che ha suggerito il direttore, ma che sono abbastanza inconferenti. Poi abbiamo però la faccenda dei beni, abbiamo espresso il parere. Aspetta, quali sono i due punti che dice il direttore? Te lo dico subito. Allora il direttore dice: scusami che prendo le cartuccelle mie, ecco. Eccolo qua. Allora, se tu guardi quello che ti hanno trasmesso, li abbiamo già annotati, il consiglio nella delibera di esprimere parere favorevole sulla proposta di iniziativa consigliare a firma dei consiglieri Sturni, Pacetti, Stefano, Coglia, Spampinato, Paciocca e Diario, modifica la deliberazione dell'Assemblea Capitolina 11 dell'11 marzo 2013, quella dei municipi, per quanto concerne la delimitazione territoriale del municipio sesto.
sesto e settimo di Roma Capitale con ulteriori disposizioni transitorie. Questa era la proposta e noi la approviamo con le seguenti osservazioni. Le attività conseguenti, il direttore si è raccomandato di questo, le attività conseguenti e comunque connesse alla definizione dei confini deve essere effettuata dai competenti dipartimenti centrali con esclusione degli uffici tecnici municipali. 2. L'attivazione dell'ampliamento dei confini deve avvenire contestualmente all'adeguamento della dotazione organica, strumentale ed economica del municipio settimo da incrementare. Due sciocchezze, diciamo. No, vabbè. Beh, no, no, guarda, io non ho, io non c'ho l'esperienza vostra né quella del direttore, ovviamente. Il direttore aveva paura che a un certo punto gli mettessero l'uomo nero in mano, perché sembra che fare queste delimitazioni sia abbastanza oneroso come perdere tempo, come attività. Io non lo so se queste, cioè, tante cose le devo accettare, le accetto. No, no, ma io capisco invece il punto di vista del direttore, quindi cioè, su alcune cose mi trovo anche d'accordo. Sì, e, sì, nel frattempo io ho la gestione casalinga, scusatemi. E, però, insomma, vediamo poi in consiglio, perché su, cioè, questa cosa invece a me... a noi ci crea un po' di perplessità, però vediamo, insomma, poi. Ma vi crea scusami, per essere tanto per capirlo, ma vi crea perplessità il fatto di unire Torre Spaccata al settimo municipio? O vi no, il procedimento e la modalità, che esattamente se non capisco male, però non lo voglio interpretare perché neanche c'ero, quindi sono un po' le perplessità che da una parte, forse la prima osservazione avanza il direttore, no? E la prima e la seconda, uno perché se non. Ve la traduco così, secondo cioè noi se non fai un ragionamento a livello generale tu rischi, come è già successo peraltro, che gruppi autoctoni si auto-organizzano e propongono ulteriori delimitazioni territoriali. Questo non può essere nella città di Roma, primo perché ci sono delle gestioni che vanno oltre il confine municipale e appunto parliamo della città. E quindi se un gruppo di persone dice da qui in poi è casa, cioè io voglio per caratteristiche, per funzionalità, per quello che ci pare, per distribuzione, per definizione del territorio, io sto meglio al primo municipio, faccio un esempio proprio specifico perché è quello che è già successo, allora perché quello che si sente del sesto si sente più vicino di qua, no? Non gli abbiamo dato, no, questo vuol dire che se noi avanziamo, cioè accogliamo una proposta rischiamo di aprire diciamo un precedente, quindi se invece non funziona così, funziona che c'è una proposta, c'è stata una proposta sbagliata nel 2013, che ovviamente non ha tenuto conto di alcune cose, tu devi partire dalla modifica di quella e quindi da lì ti rimbarchi in una situazione. Poi, non ultimo, ovviamente, come dice pure il direttore, ci sono delle questioni, però io lo sto traducendo, cioè lo sto, non so se è giusto il suo pensiero, comunque dice pure se non ci sono quel peso economico e anche diciamo di risorse umane che appoggia tutta sta cosa, è vero che noi siamo vicini, è vero che siamo però rischiamo di sobbarcarci una situazione tutta a carico del municipio, e perché se lo deve prendere il municipio sta cosa, non sa, deve prendere Roma Capitale, cioè è come se non partisse dalla testa questo processo e credo che non si possa diciamo fare, ecco. Cioè non è auspicabile. Poi che ci siano ovviamente delle volontà popolari è giusto. E, insomma, io ho parlato anche con il Partito Democratico del Sesto Municipio, c'è effettivamente questa esigenza, non è che la possiamo nascondere. Però per farlo dobbiamo dare la risposta giusta, amministrativa e politica, che è percorribile, altrimenti rischiamo una babele. Rischiamo che il primo municipio si prenda il pezzo di San Giovanni si sente più vicino di là. Poi noi siamo aperti alla qualunque, no? Eh sì, perché poi Ciampino ti dice, o Morena ti dice, allora io sto più vicino a Ciampino, allora lì non puoi non tener conto addirittura della città metropolitana. Cioè apriamo una discussione che a me piace tantissimo, figurati, mi appassiona, io non vedrei l'ora di mettere mani a quella delibera del 2013, sulla quale il Partito Democratico, lo dico senza, qui l'ho detto qui, l'ho detto nelle direzioni interne del mio partito, fa schifo e ha sbagliato alla grande, dopodiché oggi non possiamo rispondere così, ecco.
Non so se ho reso un po'. È una visione. Sai, le cose possono essere viste da tante angolazioni. Tutte si è messa da un'angolazione che da quel punto di vista. Certo. Vabbè, poi tutto dalla commissione, vediamo poi il consiglio, vedete poi voi. Quindi questo è il primo punto, quindi è inutile che ve leggo tutto quanto a sto punto, no? Tanto è allegata la proposta di delibera, okay, okay. Quindi questo penso che lo possiamo ritenere superato. No, l'unica cosa, lì c'è pure però il verbale sulla questione dei beni immobili. Ecco, no, aspetta, è mica finito. No, aspetta, vabbè. Sa quanto lavori lui, io che ne sapevo, pensavo... No, allora, sui beni immobili, allora la cosa è arrivato questa... Se ne sta parlando, è inutile che te faccio la storia che tu conosci meglio di me, se ne sta parlando di questi beni immobili che poi da delle frasi che stanno sulla delibera 140, a un certo punto sembra che poi siano un migliaio di beni immobili indisponibili, lì diciamo 800 erotti, cioè si affronta il problema cercando di da quello che riesco a capire io sempre, perché ripeto, tutta la visione del passato uno purtroppo non ce la può avere, si cerca di risolvere il problema per certe situazioni che sono particolarmente anomale. Quindi si parla dei beni immobili indisponibili, a parte il fatto che poi se ci addentriamo su questo magari possa essere un pochettino più preparato, se ci abbiamo in diritto amministrativo quali sono i beni indisponibili succede un casino, perché in effetti l'indisponibilità non è data tanto dalla natura del bene ma dall'utilizzo del bene, quindi bisognerebbe vedere quali sono quelli che sono rimasti indisponibili e quelli invece sono disponibili. Comunque, siccome stanno una serie di situazioni che ha riconosciuto anche, io mi sono letto tutti i verbali da Carta in Regola, che Carta in Regola delinea abbastanza serenamente, abbastanza chiaramente, questo è un modo per tentare di uscire fuori da una situazione un po' particolare che è, da un certo punto di vista è un po' simile ai punti verdi qualità, insomma si è creato un casino amministrativo da cui è abbastanza difficile uscirne. Questo io l'ho visto come un tentativo, non ho fatto altro che leggermi, cioè meglio, non solo io, il consigliere Rinaldi ed io ci siamo dati carico di leggerselo attentamente, abbiamo fatto una serie di osservazioni che alcune sono proprio di carattere direi quasi grammaticale per uniformare le dizioni e altre invece sono un pochettino più di sostanza, in particolare per una che poi sta alla fine in effetti, quando si parla dei casi eccezionali e delle situazioni e delle situazioni perverse. Io posso leggere tutto quanto il regolamento che viene proposto, indicando le cose che sono aggiunte in allegato alla proposta di delibera che vi è stata mandata, ci sta tutta questa storia. Se volete, io vado avanti e leggo dicendo e indicando laddove si è ritenuto di fare delle aggiunte a quello che è il regolamento proposto. Ditemi voi come devo procedere. Leggo tutto? Secondo me, visto che c'è stato un po' di tempo in mezzo da quando l'abbiamo discussa e quando adesso la stiamo riprendendo, secondo me se facciamo un ripassino non sarebbe male. Perché certo. Gli altri non so che ne pensano. Gli chiedo tanta pazienza perché, ripeto, diverse cose sono, diciamo, fanno... sui principi generali abbiamo fatto delle l'articolo 1 del regolamento, aspettate che me lo prendo così ragiono sul regolamento, eccolo qua. L'articolo 1 del regolamento, i principi generali, abbiamo pensato di fare delle aggiunte perché sembrava che le 2-4 schede che ci stavano fossero piuttosto, anche se condivisibilissime, però sembrava che fossero troppo stringate. L'articolo 1 proposto recitava: articolo 1 principi generali, la gestione del patrimonio capitolino è volta a favorire l'integrazione e la crescita sociale e culturale delle comunità, nonché lo sviluppo economico del territorio nel rispetto dello statuto di Roma Capitale e dei principi generali di efficacia, efficienza, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza.
pubblicità e buona amministrazione. In linea con i suddetti principi, Roma Capitale intende perseguire obiettivi di mantenimento e valorizzazione del patrimonio, coniugandoli con gli scopi di interesse pubblico cui gli immobili vengono destinati. E questa ci è parsa, per la verità, un po' troppo istituzionale, nel senso vecchio rapporto pubblica amministrazione cittadini, e abbiamo ritenuto, vorremmo sostituirlo questo articolo con mischiando quello che viene detto, cioè non abrogando, ma aggiungendo a quello che viene detto, a quello che viene proposto, alcune considerazioni. Secondo noi i principi generali sono articolo Roma, innanzitutto Roma Capitale riconosce nel patrimonio immobiliare demaniale indisponibile una risorsa fondamentale per la città, che deve essere resa pienamente fruibile al fine di promuovere la coesione sociale, la crescita culturale ed il benessere dei cittadini. Roma Capitale intende conservare la consistenza e l'integrità del patrimonio, salvaguardando i valori artistici, storici, monumentali e ambientali, con il ripudio di tutte quelle modalità di uso che ne possano limitare il godimento e la fruizione dal pubblico indistinto. L'amministrazione comunale intende perseguire il pieno utilizzo del patrimonio immobiliare al fine di moltiplicare la numerosità e l'assortimento dei servizi a complemento di quelli istituzionali, in modo da sviluppare il maggior grado di benessere ecosostenibile della città. L'enorme dimensione quantitativa, la complessa articolazione qualitativa e l'eterogeneo stato di conservazione che caratterizzano il patrimonio immobiliare di Roma Capitale rendono necessari percorsi gestionali differenziati ma coerenti con i seguenti principi generali. La gestione del a un certo punto inseriamo un comma che già c'era nell'articolo che ci ha mandato il Dipartimento. La gestione del patrimonio capitolino deve essere volta a favorire l'integrazione e la crescita sociale e culturale delle comunità, nonché lo sviluppo economico del territorio nel rispetto dello Statuto di Roma Capitale, dei principi generali di efficacia, efficienza, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità e buona amministrazione. Aggiungeremo poi dopo, questa è una proposta della Commissione, detta gestione deve altresì essere contrassegnata dalla rapidità e semplicità delle procedure con il più ampio coinvolgimento della cittadinanza secondo i principi della partecipazione e della sussidiarietà ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione. Ripetiamo poi un altro pezzo tratto dalla proposta dipartimentale. In linea con i suddetti principi, Roma Capitale intende perseguire obiettivi di mantenimento, valorizzazione e migliore utilizzo del patrimonio, coniugandoli con gli scopi di interesse pubblico cui gli immobili vengono destinati. Aggiungeremmo, e finiamo così l'articolo, e ciò pur non escludendo la necessità di una valutazione sull'effettiva destinazionalità dei beni, pervenendo nei modi di rito e di concerto con i municipi competenti alla cessione e o immessa a reddito degli immobili con criteri chiari e trasparenti, vincolandone i ricavi ai lavori di restauro e rimessa in uso degli immobili destinati o destinabili all'uso pubblico e o sociale. Io vado avanti, se ci avete fatto interruzioni ditemelo, che te le fai dopo eventualmente, Valeria. Aspetta, devo riattivare. Sì, sto seguendo tanto il testo e va bene, insomma, se vuoi continuare a leggere va bene. Articolo 2, classificazione del patrimonio immobiliare. Nell'elenco del patrimonio immobiliare, nell'elenco classificazione del patrimonio, c'era l'ultimo comma del regolamento che ci hanno mandato, che dice: l'elenco dei beni demaniali patrimoniabili indisponibili di Roma Capitale risulta dall'inventario della conservatoria. Qui hanno usato tecnicamente la parola conservatoria, ma non è la conservatoria dei registri immobiliari, è la conservatoria dell'ufficio del comune. Io avremmo suggerito di mettere attraverso l'inventario, non la conservatoria, della direzione acquisizioni, consegne e conservatoria del Dipartimento Patrimonio e Politica Abitativa, perché è un subprodotto, non è, se no conservatoria sembrerebbe la conservatoria dei registri immobiliari in generale. All'articolo 4, nel primo comma aggiunge, l'articolo 4 dice, recitava, articolo 4, il dipartimento competente per il patrimonio compila ed aggiorna costantemente l'elenco degli immobili di cui è presente il regolamento. Nel primo comma
Io aggiungerei direttamente si propone di aggiungere, scusate, direttamente o collaborazione con le strutture capitoline assegnatarie dei beni. E il secondo comma con l'elenco pubblicato con pubblicazione online. L'elenco, invece di dire elenco, viene pubblicato online sul portale di Roma Capitale con l'indicazione dell'utilizzo del bene della struttura capitolina che lo ha in gestione, si è proposto di scrivere l'elenco è pubblicato online in formato open data sul portale di Roma Capitale, unitamente alle indicazioni riguardanti l'indirizzo, la consistenza, la destinazione d'uso, i dati catastali, il municipio e o la struttura capitolina che lo ha in gestione, l'intestatario dell'eventuale concessione, escludendo quei dati previsti dalla normativa sulla tutela dei dati personali, la data della stipula e la scadenza della concessione. Cioè fare un qualcosa di più completo, chiunque per quanto riguarda un bene pubblico indisponibile può accedere a tutto questo tipo di informazioni. Alla fine del terzo comma, il terzo comma recita, e altresì, stiamo parlando sempre dell'articolo 4, altresì pubblicata la mappa che localizza gli immobili e ne identifica graficamente la diversa destinazione di utilizzo. Alla fine del terzo comma, dopo destinazione di utilizzo, si propone di aggiungere, mentre nella sezione amministrazione trasparente, albo operatorio del portale, sono altresì pubblicati in forma accessibile tutti gli atti del Dipartimento Patrimonio, determine, concessioni, contratti, eccetera, riguardanti la gestione, l'affidamento, la presa in carico di beni immobili del patrimonio capitolino, oggetto del presente regolamento. Quindi questi sono atti interni della pubblica amministrazione che comunque, trattandosi di beni pubblici, vengono messi in open data. All'articolo 5, assegnazione degli immobili alle strutture capitoline. Qui c'è un problema, ve lo dico subito, che hanno un po' confuso questa assegnazione e poi con la concessione. L'assegnazione è quando si danno gli immobili, cioè si assegna, gli si dice che non sono le concessioni in senso stretto, che è poi quello che l'assegnatario può dare al terzo, sono immobili che vengono dati alle strutture. Quindi praticamente qui già dicono chiaramente che le strutture capitoline, viene fatto un elenco, viene mandato alle strutture capitoline territoriali e generali e anche dipartimentali, e poi ciascuno presenta dà un suo interesse all'acquisizione di quell'immobile. Quindi questo è il contenuto, assegnazione degli immobili alle strutture capitoline. Io questo vi prego, se volete lo leggo tutto, se no però non ho paura che non riusciamo. Volevo dire quello che proponevamo come cambiamento. Qui per esempio il secondo comma dice: le strutture capitoline al comma precedente manifestano il loro interesse alla gestione di uno o più beni entro il termine di 30 giorni dalla recezione dell'elenco, indicando le finalità d'utilizzo. Inserire al secondo comma, dopo il loro interesse alla gestione, il loro interesse alla gestione, e con la frase inviando richiesta di manifestazione di interesse, cioè indichiamo la modalità. Il sesto comma, spostare il comma sesto al termine dell'articolo, inserendo al termine del primo periodo, allora 1, 2, 3, 4, 5, 6, la dimensione insieme, no. L'assegnazione dei beni, scusate, ha sentito? Niente, ecco, qui dicevamo, recitava questo paragrafo: l'assegnazione dei beni oggetti del presente regolamento a società partecipate e controllate, enti strumentali o aziende speciali di Roma Capitale per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente è deliberata dalla giunta capitolina su proposta dell'assessore competente. E qui però nella deliberazione adeguatamente motivata vengono esplicitati gli obiettivi da raggiungere e le finalità pubbliche che la concessione è diretta a realizzare. Cioè questo comma riserva alla giunta capitolina, indipendentemente da quello che ho detto sopra per tutti quanti gli altri immobili, per quanto riguarda le assegnazioni dei beni a società partecipate o controllate da Roma Capitale o enti strumentali o aziende speciali. Quindi quella è un'attività, quando si tratta di questi destinatari dell'assegnazione, deve intervenire la giunta capitolina. La proposta che avevamo fatto era di aggiungere
al termine dell'articolo, inserire al termine del primo periodo sentito il municipio con immobile dislocato, cioè su proposta dell'assessore competente, corredata però la proposta dal non dal parere, non prendiamo il parere, non si prevede il parere, però c'è l'obbligo per l'assessore di sentire il municipio competente, cioè quello che avremmo inserito in questi e in altri commi è quello di aggiungere sempre la partecipazione, l'interessamento del municipio alla destinazione del bene, ovviamente per i beni. Sì, questo era un punto che avevamo valutato, insomma, che fosse un po' carente, quindi il fatto che il municipio sia comunque interessato nella transazione, chiamiamola così, è importante. Quindi non so se è d'accordo, non sei d'accordo. Volete metterlo in un altro modo? No, io non sono d'accordo perché non terrei la discrezionalità delle giunte a fare questo lavoro. Ah, ecco. Cioè limiteresti di più rispetto al municipio, rispetto al parere del municipio, diciamo. Ma il municipio deve, diciamo, sì, non è il tema del come entra il municipio dentro la fase, il tema è come la politica gestisce, no? Mi pare il tema dei temi è un po' questo, è l'articolo 24 e anche il tema in cui, che si contesta un po' nella gestione di questi anni, un po' come la valutazione è stata fatta e quindi l'introduzione, no, di un bando pubblico, anche in quei casi in cui c'è una comprovata, c'è un comprovato interesse sociale o socioculturale rispetto all'interesse economico. E quindi se c'è delle due luna, mi verrebbe da dire, la discrezionalità di una della scelta di rispetto ad una concessione, è vero, diciamo, sono dei soggetti particolari e questo non viene esteso a tutti, però cioè, la politica deve fare un lavoro diverso, quindi o non c'è mai o c'è con le dovute accortezze, e certo se invece lì deve scegliere se e a chi, diventa secondo me un'ingerenza che noi non possiamo diciamo, sostenere, al di là del fatto che il municipio ci sia o meno, perché poi il municipio magari nelle sue articolazioni, che possono essere anche gli uffici, ti può dire sì, effettivamente questo immobile è stato gestito così, che ne so, penso Eco a Roma, no? Una cosa del genere, immagino, è stato funzionale perché ha scaricato, diciamo, tutto un lavoro che stava non lo so, alla ragioneria, e quindi è stato funzionale, lo dobbiamo assolutamente prorogare. Può dirti questo, ma che lo faccia, diciamo, l'assessore al bilancio, e che risponda l'assessore al bilancio nelle sue strutture, nelle sue diciamo, articolazioni municipali, lo ritengo poco consono. Io mi sono persa Pompei, non so voi. Io che devo rimettere tutto quanto, ecco, ah. Mi rivedete. Cioè, però in questo caso noi siamo andati, ripeto, qui ci sarebbe tutto un discorso generale, tu hai perfettamente ragione, cioè ogni argomento, come dicevo prima, ci stanno tante facce, è poliedrico, quindi si può vedere. In questo caso purtroppo, dovendo dare un parere e vedendo questo un regolamento che ci viene proposto così, in questo caso ci eravamo focalizzati, cioè leggendo, ci stava qui un comma che di questo articolo, quando parla di assegnazione degli immobili, le strutture capitoline, dice quando però l'immobile si deve assegnare a società partecipate, eccetera, competente la giunta, appunto, e su proposta dell'assessore. Noi abbiamo soltanto messo tipo Fermino, insomma, come il due di briscola, abbiamo messo soltanto senti pure il municipio, senza nessun obbligo di parere. Possiamo cambiare, cioè, è una questione, abbiamo lavorato in un certo modo, senza pretese di fare tutto, perché d'altra parte noi stiamo parlando anche l'affidamento dei beni immobili indisponibili è un di cui del contesto generale di tutti quanti gli immobili comunali, per cui vabbè, comunque andando avanti, io adesso vi illustro quello, le osservazioni che abbiamo fatte, poi possono essere condivise, non condivise, possono essere ampliate, tutto questo al limite adesso ci è rimasto soltanto il consiglio di oggi per dirlo, poi
All'articolo 6, questa era l'assegnazione degli immobili, poi all'articolo 6, obblighi della struttura capitolina, qui proponiamoci consegnataria, da assegnazione siamo passati a consegnatario, vabbè, avevamo proposto, scriviamo pure struttura capitolina assegnataria, perché in questo caso si prevede che l'assegnatario possa poi dare a terzi la gestione del bene. Quindi obbligo, sarebbe opportuno per un'uniformità lessicale con l'articolo precedente e migliore comprensione del testo sostituire in tutto l'articolo le parole consegnatario o consegnataria con la parola assegnatario o assegnataria. Ma questo è un termine lessicale. Appunti D ed E, perché dopo dice entro 10 giorni dalla conclusione dell'iter di assegnazione del bene a terzi attraverso la sottoscrizione disciplinare di concessione, il concedente ha l'obbligo di inviare comunicazione al dipartimento competente per il patrimonio ai fini della pubblicazione. Anche qui dicevamo, ecco questo, sì va bene, tu assegni un bene che sta nel territorio di un municipio, lo assegni a qualcuno che ha fatto tutte, ha seguito l'iter che tu avevi del bando che hai fatto, però a un certo punto la comunicazione dell'assegnazione non mandarla soltanto al patrimonio, ma mandarla anche al municipio competente. Tutto questo era l'aspetto fondamentale. Poi, dopo il quarto comma è al punto... all'ultimo comma, dopo le parole all'ultimo comma, scusate, vediamo un attimino, poi alla fine stava, questa è tutta come si fa l'assegnazione, i municipi territorialmente competenti, che poi qui lo dice, i municipi territorialmente competenti coadiuvano le strutture centrali capitoline consegnatarie dell'opera di vigilanza sulle attività svolte e sullo stato dei beni di Roma Capitale, segnalando tempestivamente ogni utilizzo improprio di cui vengano a conoscenza. Proponevamo di aggiungere, segnalando tempestivamente al Dipartimento Patrimonio o ogni utilizzo improprio o anomalia di cui vengano a conoscenza. Cioè che in effetti poi questi beni, una volta assegnati, e questo è uno dei motivi della situazione in cui ci troviamo, nessuno ha un controllo diretto ed immediato. Se noi vediamo tutti quanti i municipi, sta una serie di beni o sequestrati dalla mafia, di natura diversa, che a un certo punto vengono utilizzati e a un certo punto cambiano modalità di utilizzazione o cambia il soggetto che li utilizza, e a un certo punto nessuno sa niente perché non c'è prossimità, non c'è prossimità. Dipartimento della Disponibilità sta a Piazza De Verrazzano e gli altri immobili stanno magari distanti, ma manco li conoscono per nome. Quindi dare al municipio anche, anche la possibilità di effettuare, di coadiuvare nell'attività di controllo, segnalando le eventuali cose anomale. Vado avanti, ditemi, questo penso, se volete rileggo tutto l'articolo, perché a questo punto non so, anche perché poi dovrò rileggere oggi più tardi in consiglio, quindi all'articolo 7 c'era l'assegnazione in concessione a terzi di beni demaniali del patrimonio indisponibile, questo non è assegnazione, se no ci confondiamo, è concessione a terzi dei beni demaniali del patrimonio indisponibile. L'amministrazione capitolina può concedere in uso a soggetti terzi beni oggetti del presente regolamento. E vabbè, quindi Luigi, da levare da scrivere assegnazione sull'intestazione dell'articolo, e poi che c'era anche, e allora Luigi, l'ultimo comma è... C'era quel discorso della tipologia di utilizzo, come abbiamo fatto, l'esperienza che abbiamo fatto in municipio con la casa del quartiere, no? Dove c'è un utilizzo non diretto a un unico concessionario, un unico fruitore, ma c'è una gestione armonizzata della struttura. È previsto all'articolo, durata della concessione, controlli, concessione, no aspetta, valorizzazione. È previsto la concessione congiunta che può essere concesso anche a più soggetti. Quando si parla dei soggetti, adesso cerco di trovarlo, ma è previsto comunque, è previsto proprio dal regolamento. Sì, però avevamo messo proprio un accento su questa cosa qua. Sì, ma l'abbiamo aspetta. Fine interistituzionale, no, questo poi è l'aspetto delle cose.
Articolo 18, concessione a più soggetti. È facoltà dell'amministrazione. Io stavo seguendo un ordine, quindi se vuoi lo vediamo dopo. Quindi abbiamo visto l'articolo 8, procedimento di assegnazione dei beni, concessione a terzi, niente, questa non c'era niente da dire se non cambia due parole, ma è su stupidaggine. C'era da dire qualche cosa sull'assegnazione a soggetti istituzionali. Quando prevede il regolamento, hanno voluto prevedere anche qui la faccenda che l'amministrazione può stipulare accordi con altre amministrazioni pubbliche per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune ai sensi dell'articolo 15 del 241 a legge sul procedimento amministrativo. L'ultimo comma dice: le assegnazioni di immobili di cui al presente articolo di competenza del dipartimento competente e di competenza innanzitutto per quanto riguarda le altre amministrazioni pubbliche, la competenza resta del Dipartimento Patrimonio. Però dice sono di competenza del Dipartimento, ma sono disciplinati in ordine tipologia di rapporto, durata, canone e quant'altro, vincolo nell'uso in base a quanto stabilito dalle norme del presente regolamento. Io avrei aggiunto sono disciplinate per quanto possibile, perché quando si parla di altre pubbliche amministrazioni non è detto che puoi applicare un regolamento interno, non puoi essere vincolato dal tuo regolamento interno, per quanto possibile si applicano queste linee, ma potrebbe non essere possibile, non so se mi sono spiegato, trattandosi, ripeto, di altre amministrazioni pubbliche. Poi articolo 12, obblighi del concessionario. Articolo 12, stiamo parlando di, perché l'articolo 10 passava assegnazioni in concessione mediante procedura di affidamento diretto, e qui prevede, sono norme proposte. L'articolo 12, obblighi del concessionario. Al sesto comma, dovrà la struttura capitolina aggiungere il municipio delle, se non coincide con. Al sesto comma, scusate, andiamo a vedere, no, articolo 12, al sesto punto F, informare immediatamente i concedenti in ordine a qualsiasi fatto che possa alterare lo stato o la natura dell'immobile. Anche in questo caso avevamo aggiunto informare immediatamente la struttura capitolina, cioè perché abbiamo la struttura capitolina assegnataria che dà in concessione il bene a terzi, che possono essere anche soggetti privati, che a un certo punto dice però è obbligo di chi è in concessione questo bene comunicare alla struttura capitolina assegnataria e concedente qualsiasi fatto che possa alterare lo stato e la natura dell'immobile, cioè crollato un pezzo dell'immobile, si è rotto il solaio, il risultato che abbiamo trovato, effetti reperti archeologici, in linea col fatto che a un certo punto se c'è un ente abbiamo soltanto di aggiungere informare immediatamente alla struttura capitolina concedente e del municipio territorialmente competente in ordine a qualsiasi fatto che possa alterare lo stato dell'immobile, anche perché potrebbe rilevarlo direttamente il municipio, potrebbe esserci qualche, che ne so, è un modo per avvicinare il controllo su questi immobili concessi. Obbligo del concessionario, 12, guarda, è sempre questo. Poi al settimo comma, dopo aggiungere l'iniziativa, eccolo qua che è l'ultimo. Poi alla verifica del rispetto degli obblighi al comma precedente, provvede, cioè qui ci sta il concessionario. Alla verifica rispetto al comma precedente provvede l'ufficio competente, che sarebbe l'ufficio assegnatario, che poi è diventato concessionario, come meglio specificato dall'articolo 20 del presente regolamento. Io qui c'è la proposta che avevamo fatto era di aggiungere provvede l'ufficio competente di iniziativa o su segnalazione del municipio competente, in analogia a quello che dicevo, l'intervento del municipio competente. Consegna dell'immobile. Questo è l'articolo 10, come consegnare l'immobile. L'immobile è consegnato nello stato di fatto e di diritto. Infatti, qui ce l'hanno messo direttamente: il municipio territorialmente interessato è sempre invitato con un congruo anticipo a partecipare all'operazione di consegna.
cioè praticamente le norme che sono state aggiunte sono soltanto per rendere coerente tutto il testo con altre norme, che con altri spizzichi di regolamento che stanno in altre parti, tutto qui. Infatti poi la struttura concedente invia al dipartimento competente per il patrimonio e al municipio territorialmente competente il verbale di cui al comma precedente. Quindi praticamente se tu lo coinvolgi, però coinvolgilo anche nel controllo, almeno c'è un quadro più completo. Le garanzie a un certo punto, ecco, per le garanzie che devono essere date dal concedente, articolo 14, garanzie, no, non abbiamo aggiunto niente. 14, attribuzione del canale. C'era sorto il dubbio, io qui ho parlato direttamente con Ardu, perché non capivo, perché a un certo punto qui, quando si parla delle garanzie, 1, 2, 3, 4, al quinto comma, limitatamente alle concessioni di tipo commerciale, il concessionario stipula apposita fideiussione, e mi sono preoccupato, perché... scusate. E dico, ma c'è tipo commerciale, ma gli immobili con un vincolo di destinazione devono mantenere. Allora mi ha spiegato che ci stanno dei casi particolari. Per esempio, c'è sta il giardino comunale, me ne ha detto uno che mi sono scordato, che all'interno c'è sta un bar, c'è sta un locale che è stato di da bar che serve la gente che frequenta il giardino. Ecco perché ha voluto mettere, qui praticamente prevede una garanzia di cui al comma precedente, questo è abbastanza logico, non mi pare che ci sia niente da dire. Sono garanzie, la riduzione, quello che invece richiede forse un attimino d'attenzione è l'articolo 16, riduzione del canone di concessione. È consentita la riduzione dell'80% del canone concessorio agli organismi senza fini di lucro, quale associazione di promozione sociale iscritta al registro nazionale previsto dall'articolo 7, comma 1 e 2 della legge 7 dicembre 2000, terzo settore, organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, eccetera, associazioni non riconosciute che siano dotate di un proprio strumento statutario dal quale sia possibile in modo inequivocabile desumere l'assenza di finalità lucrative. Io qui sono d'accordo, va benissimo l'articolo, soltanto che è esposto male, perché dovrebbe essere scritto, in effetti, dovrebbe essere formulato in maniera diversa, perché le associazioni non riconosciute vengono dopo, perché prima devi dire organizzazione, allora è consentita la riduzione dell'80% ai sensi della legge, a chi? Ad associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere pubblico e privato con finalità giuridica e senza fini di lucro. Le quali perseguono interessi e fini di rilevante interesse per comunità, come di seguito meglio specificato, nonché, cioè associazioni non riconosciute, cioè gradata l'associazione non riconosciuta, perché all'associazione non riconosciuta devi chiedere che siano dotate di un proprio strumento statutario dal quale sia possibile in modo inequivocabile desumere l'assenza di finalità lucrative. Sì, ma però deve, non solo questo, quando si tratta di associazioni riconosciute bisogna stabilire anche dove queste hanno un fondo comune di responsabilità, e dove è indicato anche ove è depositato il fondo comune e chi agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta. Non so se me lo spiegare. Quindi è soltanto un complemento, un'aggiunta. Cioè, se un'associazione non riconosciuta mi viene a chiedere dei soldi, io mi devo accertare di chi è la persona che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta. Perché se no, come faccio a sapere che quello la rappresenta? Loro qui lo superano dicendo che sia dotate di un proprio strumento statutario, però non è ufficiale questo strumento statutario, quindi bisognerebbe integrarlo con queste altre notizie. Poi anche questa è una valutazione. Andando avanti, vado a vedere 16 riduzione, anche perché queste poi fruiscono di un canone di concessione agevolato, che può essere agevolato fino all'80% del canone concessorio, quindi un pochettino più di attenzione su questo punto. Allora, articolo 17, scusate, vedo qual era, no, questo è un dito. L'articolo 17 riguardava i principi per la valutazione dei progetti
per la concessione a terzi a canone ridotto. Ecco, questo non è il principio di valutazione dei progetti, non è per tutti, ma quando si valuta, perché infatti lo specifica poi nell'articolo, quindi integrerei il titolo, perché poi quando vai al primo comma c'è scritto per le concessioni a terzi a canone ridotto, di cui al precedente articolo, si tiene conto anche sì, altresì della rispondenza dei progetti presentati. Quindi integrerei meglio la rubrica dell'articolo, o rubrica, non so come si dice, al secondo periodo del primo comma aggiungere le altre strutture competenti. Allora, per la redazione dei bandi, la struttura coinvolge, ecco, per la redazione dei bandi, la struttura capitolina concedente coinvolge, se necessario, le altre strutture competenti per materia, e io qui ci metterei sempre in virtù di quel principio che dicevo prima, ed in ogni caso i municipi ove l'immobile è dislocato. Coinvolge, non è che poi dovrei obbligatori altre cose, almeno che sappiano quello che succede su beni che ricadono nel proprio municipio. Articolo 19 revoca, qualora qualora ai fini di pubblico interesse l'amministrazione necessaria di entrare in possesso del bene, il concedente avvia le procedure per l'acquisizione del bene ad eseguirsi entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento di revoca. Qui tra l'altro c'è una cosa che io onestamente non capisco e non so, perché in caso di inadempienza da parte del concedente, io te lo revoco, tu non me lo ridai il bene, la struttura capitolina concedente procede in autonomia al recupero del bene, cioè manda i vigili, lo occupa, gli caccia via direttamente, cioè non capisco, per quello che so io dei procedimenti di data tutela, lo capisco poco questo articolo, però non ho fatto nessun commento perché onestamente non sono in grado di farlo tecnicamente. Mentre invece l'unica cosa che aggiungerei in questo caso, siccome si parla di beni che possono essere stati dati in concessione anche con notevoli spese di attamento, di aggiornamento, di ristrutturazione, direi a un certo punto al comma, al settimo comma, quando dice il concessionario intervenuto alla revoca della concessione è tenuto alla restituzione immediata del bene libero da persone e cose, io qui ci aggiungerei però, l'abbiamo proposto, a fronte dell'assolvimento da parte dell'amministrazione degli eventuali obblighi a suo carico, cioè se tu hai impegnato uno a fare dei lavori di ristrutturazione, qualcuno a fare dei lavori di ristrutturazione, quello l'ha ristrutturato, poi per un motivo qualsiasi glielo levi, non è che sì, glielo va anche togliere, però a un certo punto se lui ha legittimamente eseguito i lavori con tua autorizzazione, perché questo era nel bando, a un certo punto gli devi rimborsare gli importi, non è che dici l'immobile muta subito, i soldi di Rocco hanno mai gira a me. All'articolo 20, ai controlli, ecco qui lo modificherei un attimino, perché dice la struttura capitolina concedente esegue con frequenza messo così, a un certo punto sembrerebbe sì, con frequenza almeno, se vabbè, poi se non lo fai che succede? Io sarei un pochettino più preciso, visto che si tratta di beni pubblici che vengono dati a terzi e che i terzi li devono utilizzare con tutta una serie di garanzie. La struttura pubblica concedente può eseguire in ogni momento e comunque con frequenza almeno annuale accertamenti, e questo lo direi anche al secondo periodo, la struttura capitolina concedente richiede verifica con frequenza almeno annuale, può richiedere e verificare in ogni momento e comunque con frequenza almeno annuale. Così è una precisazione che non lo so, per me io... Ripeto, con Rinaldi l'avevamo visto, ci pareva una cosa logica, però non è detto che sia logica, ognuno poi ha le sue idee, sono cose di dettaglio queste qui. Il recesso in facoltà del concessionario richiede di recedere la concessione per breve comunicazione scritta, qui anche qui ho scritto una cosa, ho aggiunto con pecche, adesso Rinaldi interviene, ma anche con raccomandata, perché dopo parlavo di raccomandata, cioè mettere tutte quante le possibilità. Oppure questa è una cosa di dettaglio che non è che sia importante. Per la durata della concessione niente da dire, almeno per ora, perché subentra soltanto poi dopo quando si tratta di fare i lavori. Ecco, quello che mi lascia perplesso è l'articolo 24, l'articolo 24 quando si parla di valorizzazione del patrimonio capitolino. Onestamente non riesco a capire che cosa abbiano in testa, perché quando si parla di dei fondi significano un soggetto autonomo, quindi
soggetto dono privato, tra l'altro, non riesca a capire, perché qui recita: l'amministrazione, a fine di incrementare il valore economico e sociale del proprio patrimonio, procede alla programmazione di interventi di riqualificazione e valorizzazione anche attraverso forme di partecipazione a fondi di investimenti immobiliari istituzionali in conformità di quanto previsto dalla legge e regolamento. Ora, io onestamente, fondi immobiliari comunali, io non ne ho conoscenza, sarà un mio difetto, o statali, cioè il fondo è qualche cosa per agevolare gli investimenti privati nel settore immobiliare, da quello che so io, forse non so completo, mi manca qualche elemento, quindi questo non riesco a capire, così come dopo, quando dice soggetti pubblici o privati possono promuovere progetti di adattamento, di costruzione o comunque di valorizzazione di beni particolarmente ammalorati o in disuso, che in ragione della natura del bene e del suo successivo utilizzo possono pervenire anche secondo le forme del partenariato pubblico privato e del project financing. Quindi il verbo è possano pervenire a chi? Possono venire a chi? Anche, cioè, l'ho scritto, infatti, va meglio specificare anche eventualmente con un esempio la previsione del primo comma in ordine alle forme di partecipazione in fondi di investimento, che andrebbe comunque eliminata. Sostituire il verbo prevenire del secondo comma con un altro meglio esplicativo, sostituire la parola gestione di cui al quarto comma con le parole utilizzo e destinazione, perché poi dopo dice al quarto comma: in sede di un'applicazione della prevenzione del patrimonio immobiliare in disuso particolarmente ammalorato, il dipartimento competente per il patrimonio, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, procede alla mappatura dei beni inutilizzati e particolarmente ammalorati per farne oggetto di avvisi esplorativi tesi a conoscere eventuali interessi alla riqualificazione e gestione degli stessi. Beh, no, quello che interessa, secondo me, io ci scriverei e utilizzo e destinazione degli stessi, perché la gestione, cioè passiamo dalla riqualificazione, è la stessa cosa in effetti, non è che cambia niente, però avvisi, manifestazioni di interesse, a parte il fatto che questi immobili già dalla 140 bisogna fare un inventario, però procedere alla mappatura deve in particolarmente per farne oggetto di avvisi esplorativi tesi a conoscere eventuali interessi alla riqualificazione e utilizzo degli stessi e gestione popolare. Io ci ho messo, scriverei utilizzo e destinazione, però anche quella è una fisima mia, non è che sia una cosa pure se lascia gestione va bene uguale, la stessa zuppa. Ecco, qui concessione finalizzata, l'articolo 25, concessione, ecco qui c'è sta qualcosa che non capisco con l'articolo 25, ve lo dico tranquillamente, e infatti ho riportato la legge, perché in realtà, ai sensi di quanto disposto dalla legge, eccetera, Roma Capitale può concedere in uso beni appartenenti al demanio culturale, non aperti al pubblico, non adeguatamente valorizzati, per i quali attualmente non è corrisposto alcun canone che richiede interventi. I beni possono formare oggetto di concessione e sono individuati con deliberazione dell'assemblea capitolina. La concessione viene mediante la diversità pubblica, però c'è un fatto che praticamente Roma è piena di beni che non sono sottoposti soltanto alla tutela del patrimonio del comune di Roma, ma sono sottoposti pure alla tutela ministeriale. La legge, la 311 che viene citata, non parla della disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, è la legge finanziaria del 2005, recita al comma 303: i beni culturali immobili dello Stato, delle regioni e degli enti locali, per l'uso dei quali attualmente non è corrisposto alcun canone e che richiedono interventi di restauro, possono essere dati in concessione a soggetti privati con pagamento di un canone fissato dai competenti organi. Il concessionario si impegna a realizzare a proprie spese gli interventi di restauro e conservazione indicate dal predetto ufficio. Dal canone di concessione vengono sostenute dal concessionario per il restauro, il massimo del canone stesso. Il concessionario è obbligato a rendere fruibile il bene da parte del pubblico con le modalità e i tempi stabiliti nell'atto di concessione, un'apposita convenzione unita all'atto stesso.
Poi però, e questo è il punto, i beni culturali che possono formare oggetto delle concessioni di cui i commi 303 e 304 sono individuati con decreto del Ministro dei Beni e le Attività Culturali su proposta del direttore regionale competente. L'individuazione del concessionario avviene mediante procedimento di evidenza pubblica. Cioè non capisco come questo articolo si coordini con la previsione normativa sovraordinata. Infatti scrive, in relazione al fatto che i beni del demanio culturale esistenti nel Comune di Roma, moltissimi sono sottoposti a tutela sovraordinata, sarebbe opportuno chiarire a quali beni si riferisce la previsione regolamentare, atteso quanto disposto dalle previsioni di cui alla 311 e della legge 311 che recitano e annoto quello che vi ho detto. Poi onestamente non lo so, di più non me è. Quello che poi forse un po' la ciccia del discorso, di tutta sta chiacchierata, la ciccia è l'articolo 26, le norme transitorie, che vale la pena di leggere, perché in effetti normativa transitoria, beni utilizzati per fini interistituzionali, e questo non è interessante, beni in concessione, poi il punto 2, e questo è l'aspetto, beni in concessione e con altri titoli di assegnazione. Ai fini del riordino del patrimonio immobiliare, la struttura capitolina concedente procede alla ricognizione delle concessioni, anche se scadute, revocate, con provvedimenti sottoposti a gravame non ancora passato in giudicato, o relative, in analogia a titoli di assegnazione nel tempo divenuti inefficaci per il compimento di tutte le operazioni propedeutiche al riutilizzo degli stessi in conformità alle leggi e regolamenti. Ecco qui che vede, procede alla ricognizione, quindi riesaminiamo tutto quanto, anche quelli che sono scaduti o revocati, purché non ci sia una sentenza passata in giudicato. I beni oggetti di ricognizione e verifica, anche se interessati da provvedimenti di rilascio, non ancora eseguiti, anche se, quindi pure qui aggiunge un altro punto, questo provvedimento di rilascio, ma non ancora eseguiti, i cui attuali utilizzatori svolgono tuttora le attività previste dal titolo originario e sono in regola con il pagamento delle indennità dovute dall'amministrazione, o comunque, se morosi, estinguono il debito pregresso anche mediante atto d'obbligo o impegno alla realizzazione sottoscritto tra 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, si considerano in regime di detenzione e custodia per un periodo massimo di 3 anni, al fine di scongiurare occupazione o di operamento dell'immobile e delle more dell'individuazione del nuovo concessionario. Cioè, questo si ripete in effetti quello che era stato detto nella 45, mi pare 55, non mi ricordo, successiva del 2015, che era stato fatto a correzione della 140, perché la 140 diceva liberate gli immobili, era una determina del commissario quella lì, e invece poi dice sì, vabbè, noi liberiamo, però a un certo punto poi restano così, non custoditi in mano a persone che potrebbero essere diversi da quelli che magari originariamente avevano la concessione, che magari sono solo in mora. Quindi, e qui stabilisce, si considerano i regimi di detenzione e quindi viene stabilita l'indennità di detenzione. L'indennità di detenzione è almeno per 3 anni, cioè una proroga per 3 anni della situazione anomala con invito... dando le possibilità di regolarizzare. Al detentore spetta la custodia e l'esecuzione dei lavori di manutenzione, eccetera. In caso di mancata regolarizzazione delle proprie posizioni debitorie, si procede alla requisizione immediata del bene. Sì, ma se gli è dato per un periodo massimo di 3 anni, la riacquisizione immediata diventa un po' un problema. Il detentore che svolge l'attività di quell'articolo del presente regolamento, in termini di un anno dalla scadenza della detenzione del bene di cui sopra, può presentare un'idea progettuale relativa al successivo utilizzo del bene medesimo sulla base di tale istanza, non vincolante per l'amministrazione. L'amministrazione predisporrà il progetto da proporre in base a gara da espletarsi nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità. Cioè, in effetti, un po' tutto l'articolo senza a un certo punto dà la possibilità di revisionare e di sistemare, dando un congruo periodo di tempo, delle posizioni anomale. Perché sembrerebbe, da quello che dice, che recitava la vecchia 140, che ci siano almeno circa un migliaio di beni che stanno con un contenzioso. Ecco, so come le situazioni dei punti verdi, la situazione dove c'è un problema, una serie di problemi amministrativi che stanno obblighi.
come posso, obblighi reciproci tra l'occupante e l'amministrazione comunale. Che volete che vi dica? Io troverei, mi sembrerebbe trovare questa norma, anche se strana, perché come posso dire, però vabbè, se bisogna sistemare, sistemiamoli. Oltretutto bisognerebbe anche pensare, forse, e questo lo proponiamo noi, è una cosa che viene da Rinaldi e da me, a un certo punto vedere anche aggiungere le norme transitorie, ci sono delle situazioni che non sono queste, ma sono operazioni addirittura di occupazione, il bene abbandonato a se stesso e magari occupato abusivamente, in questo caso non è previsto. Metterei in queste norme transitorie un passaggio che prevede in qualche modo, e non so come, un riconoscimento a quelle associazioni, a quei concessionari o comunque occupanti che volontariamente hanno svolto attività che hanno prodotto un valore sociale nel territorio, valore sociale che va quindi riconosciuto nei criteri di assegnazione. Certo, è un discorso molto delicato questo, però visto a un certo punto finiva questo regolamento con un qualche cosa che consentiva la sistemazione delle situazioni anomale, indicandole espressamente, sarebbe parere della Commissione quello di aggiungere a queste situazioni anche quelle situazioni che non ricadono in questo caso, ma che però hanno svolto o hanno prodotto nel territorio delle situazioni, come posso dire, hanno un valore sociale nel territorio. Quindi è una, così era un'idea che c'era venuta, anche sentendo, se non mi ricordo bene, quello che ci diceva Gattinelli, no? O sì. E quindi questo era quello che... Prego, io ho finito, scusatemi, anzi sono stato logorroico. No, vabbè, fatto bene. Posso fare solo una domanda? Io poi vi devo lasciare, se no mi si accavalla con la cosa del consiglio, però mi confermate che non sono arrivati i pareri degli uffici? A quanto ne so io non ci hanno mandato niente, non è che allora non abbiamo fatto una richiesta formale a qualcuno, però se l'avrebbero mandate, perché praticamente la presidenza del consiglio a cui arrivano queste domande ce l'avrebbe comunicati. Questo mi basta. Io perché te devo dire? Vale. No, ma che c'entra? Non ce l'ho mica con voi. Una riflessione che la delibera è così importante che non può essere discussa senza... Lo so, però pensa pure una cosa... Irrobustirlo di pareri tecnici che ci aiutano anche a cogliere, diciamo, il senso della... Peraltro, vabbè, è una discussione che la Commissione Capitolina sta affrontando, anche, devo dire, con una tranquillità oggettiva, però cioè veramente noi possiamo inserire i municipi in ogni paragrafo, in ogni comma, in ogni articolo, ma se manco ci mandano una proposta senza avere neanche un minimo di riscontro tecnico rispetto a quello che scrivono i consiglieri, siamo proprio... Vabbè, è sempre la stessa cosa, quindi mi riso pure ripetuta e basta. E io tra 2 minuti però esco, tanto ci vediamo tra mezz'ora in consiglio. Vabbè, vale, però anche questo considera che, allora io ti parlo, scusami, adesso lasciamo stare le cariche, ti parlo pure come cittadino, io mi sono reso conto vedendo alcune situazioni, e guarda, ti assicuro, non c'è nella mia mente alcuna volontà di colpevolizzare qualcuno, però per una serie di adempimenti, per un modo di procedere della pubblica amministrazione, si sono create delle situazioni da cui è difficilissimo uscirne, guarda, Io quando mi sono studiato per dovere d'ufficio i punti verdi di qualità, mi sono messo paura, perché si intrecciano talmente diritti reciproci, situazioni particolari, che veramente è difficile uscirne. Io non so, guarda, onestamente non so quale sarà il dirigente o qualcuno che se ne vorrà dar carico, perché purtroppo in queste situazioni devi procedere, scusami la parolaccia latina, extra ordinem. Perché se tu aspetti di seguire le regole per certe, cioè di attenerti a tutto quello che è stato prescritto, perché noi purtroppo da noi soffriamo di una iperfettazione normativa e regolamentare che è spaventosa.
Capito? Questo è un problema. L'amministrazione è fatta di atti amministrativi e anche di atti politici. Sì, se tutto deve sì. essere ridotto alla buona volontà del singolo consigliere che si mette lì e si studia la normativa, no? Che poi però scopre che ci stanno nelle maglie del patrimonio indisponibile del Comune di Roma 54.000 deroghe ai 54.000 articoli delle 54.000 normative, non se ne esce mai. Hai ragione tu, è per questo che serve fare un lavoro che è pulito nella fase istruttoria, se no è giusto, è apprezzabile certo il lavoro fatto, però capisci che non può manco essere, quindi io non mi arrenderò mai a questa cosa, cioè era sbagliato prima, purtroppo prendo atto che è sbagliato ancora adesso, cioè non... D'altronde su questo abbiamo anche fatto, diciamo, siamo anche ridondanti in queste affermazioni, perché il segretariato invece ci ha risposto chiaro chiaro che tanto a lui dedaccegli i pareri, a noi non è manco tenuto, e quindi vedete quello che è. Ecco, questa è la considerazione che ci hanno però delle strutture municipali, che però, come vedi, sono chiamate pure a esprimersi nelle sedi. Boh, vabbè, e io vi ringrazio, mi sono ripersa l'ultima. No, ecco qua, sono tornato. Vale, il vero problema qui è che noi sì possiamo amministrare, chiunque sia che si avvicendi all'amministrazione del Comune di Roma, o noi cambiamo il paradigma superiore della pubblica amministrazione o non usciamo. Noi dovremmo ragionare in base a principi fissi e poi evitare tutta una superfetazione, perché sennò a un certo punto è vero tutto e il contrario di tutto. Questa purtroppo è la verità, e nessuno si muove, perché peraltro nessuno guarda, noi facciamo tante norme, regolamenti eccetera, però i processi nel concreto nessuno li va a vedere. Se tu poi non entri nel processo, dice a me serve una licenza, come faccio dall'inizio alla fine, e si coinvolgono tutti quanti in maniera che hanno dei tempi limitati, cioè che sia ben preciso il percorso, purtroppo quando si tratta poi di scendere nel particolare, ripeto, perché anche l'indirizzo politico, semplicemente, se non c'è poi una conoscenza del dettaglio operativo, resta un principio astratto che non viene poi applicato. Cioè non è così facile uscirne fuori, per nessuno. Si fa il possibile, però l'impianto normativo è quello. Che vuoi che ti dica? Dovremmo tornare a un impianto un pochettino più semplificato, basato su principi e sulle norme di attuazione che però vengono costantemente verificate. Se tu ci pensi, noi facciamo tante, ecco, abbiamo tanti pareri, però come funzionano poi nel concreto, come si svolgono i processi, d'accordo? I processi o procedimenti, chiamali come ti pare, insomma. Vabbè. Io penso di averle illustrato, non so se devo dire qualche altra cosa, se qualcuno di voi può prendere la parola, se no chiudiamo. Sì, io esco. Va bene. Ci vediamo tra Presidente. Poco, grazie. Presidente, volevo sottolineare che la formalizzazione dell'approvazione del verbale numero 5 non è stata fatta ancora, Sì, no, anche certo, l'approvazione del verbale, no, e io ho letto, chiedo scusa, hai ragione. Allora, abbiamo incominciato a parlarne, io leggo il verbale, lo formalizziamo a questo punto. Bene. Fugaldo? Sì, va benissimo, sono d'accordo. Allora, io leggo il verbale a questo punto, va bene? Sì, allora, magari senza ripetere tutti... Valeria, magari senza ripetere tutte le osservazioni. Leggo il verbale. Allora, io non c'ero, credo, in quella commissione, quindi non so manco che parere posso esprimere, quindi se non vi servo oggettivamente... Ma non devi dare il parere è già espresso, il parere già l'abbiamo espresso. No, diciamo, non ho niente da dire sui verbali, nel senso, non sono componente della commissione, quindi non è che posso sapere che ha detto Gugliotta, se c'era, cioè non lo so. Vabbè. Quindi credo che non vi servo proprio. Siamo sufficienti se va via Valeria? Carlone c'è? Sì, assolutamente. Il numero c'è. Il numero c'è. Fugallo, posso andare? Sì, va benissimo. Allora leggo il verbale della Commissione Sesta del Municipio Settimo, seduta del 5 marzo 2020.
Il giorno 5 del mese di marzo 2020 alle 9 presso la sala riunione del Municipio Settimo, sito in piazza Cinecittà 11, si è riunita l'intestata commissione convocata alla stessa ora per l'esame del seguente ordine dei lavori. Esame ed eventuale espressione di parere sulla proposta di iniziative consigliari a firma dei consiglieri Ardu, Iorio, Sturni, Simonelli, Spampinato, Diario e Catini in ordine al nuovo regolamento delle concessioni dei beni immobili appartenenti al patrimonio dei Bagnale e indisponibili di Roma Capitale. Esame ed eventuale espressione di parere sulla proposta di iniziativa consigliere a firma dei consiglieri Capitolini, Sturni, Pacelli, Stefano, Coglia, Spampinato, Paciocchi e Diari in merito alle modifiche alla deliberazione dell'Assemblea Capitolina numero 11 dell'11 marzo 2013 per quanto concerne la delimitazione territoriale dei municipi sesto e settimo di Roma Capitale ed ulteriori disposizioni transitorie. Consiglieri presenti Luigi Pompei, Stefano Rinaldi, Domenico Carlone, Maura Labiso in sostituzione di Ferrauto, Elisa Zidoli in sostituzione di Cunnella. Consiglieri assenti Francesco Gugliotta, Marco Ferrauto, Alessandro Cunnella. Svolge le funzioni di segretario per Brezzante e istruttore amministrativo Leonardo Fugallo. Partecipa alla seduta il direttore del municipio, dottor Marcello Menichini. Alle ore 9, constatata la presenza del numero legale e quindi la validità della seduta, il presidente Pompei apre i lavori della commissione, passa l'analisi del punto 2 all'ordine dei lavori e dà la parola al direttore del municipio. Alle 9.15 entra il consigliere Gugliotta. Il direttore ritiene che l'aumento della popolazione dei territori serviti dal municipio settico a seguito delle variazioni dei limiti territoriali del municipio stesso debba necessariamente essere seguito da un incremento delle risorse umane, strumentali ed economiche destinate alla struttura. Segue confronto. Alle 9.25 il Presidente pone in votazione la proposta di cui al punto 2 dell'ordine dei lavori con le relative osservazioni. Voti favorevoli Pompei, Rinaldi, Alabiso, Zidoli. Voti contrari Carlone. Astenuti Gugliotta. La Commissione esprime parere favorevole con seguenti osservazioni. Le attività conseguenti e comunque connesse alla definizione dei confini deve essere effettuata dai competenti dipartimenti centrali con esclusione degli uffici tecnici municipali. 2. L'attivazione dell'ampliamento dei confini deve avvenire contestualmente all'adeguamento della dotazione organica strumentale ed economica del Municipio Settimo da incrementare. Il Presidente passa all'esame della proposta di cui al punto 1 all'ordine dei lavori ed introduce l'argomento. Segue confronto. Punto Fugallo, senza durante il quale. Va bene, va bene. Alle ore 10.40 escono i consiglieri Carlone e Gugliotta, alle 10.59 esce la consigliera Labiso, alle 11.13 esce la consigliera Zidoli, alle 11.51 entrano le consigliere Labiso e Zidoli. Alle 13.25 il Presidente pone in votazione la proposta di cui al punto 1 all'ordine dei lavori con le relative osservazioni. Voti favorevoli Pompei, Rinaldi, Labiso, Zidoli, voti contrari nessuno, astenuti nessuno. La Commissione esprime favorevole con le seguenti osservazioni. Seguono le osservazioni che ho illustrato, quindi fatemi grazia, se no leggo tutte. Va bene così Fugallo? Sì, sì, perfetto, va benissimo. Okay. Perfetto, allora anche questo è stato letto e approvato, te lo mando. Oh, questo te lo devo mandare con tutte le osservazioni, però con tutto l'elenco, perché mi hai mandato 3, sono in tutto, ma no, il testo alla fine, devo firmare alla fine, alla 15ª pagina, va bene? Sì, sì, perché all'interno del verbale ci sono tutte le osservazioni già. Sì, perfetto. Ok. Okay. C'era qualche altra cosa per le varie ed eventuali? Allora... Scusate, passiamo all'ordine dei lavori della commissione di oggi, che l'unica cosa importante era quella se a un certo punto l'ufficio, consiglio e commissioni sono in possesso, se insieme alle norme operative sono anche dati degli strumenti. Fuga, vi è stato dato, cioè, allora, abbiamo visto che la cosa funziona, però il problema è che non è che può funzionare solo da casa vostra, deve funzionare pure dal municipio. Allora, io in questo momento sono in collegamento da una postazione del municipio nella stanza del direttore. Quindi esiste solo quella postazione praticamente? Che io sappia, sì, esiste solo questa, dalla quale verrà fatto, credo, anche il consiglio. Dare un'altra postazione che tu sappia, è prevista un'altra postazione per quanto riguarda... Quindi c'è una postazione senz'altro, però... Ci avrebbe una nella stanza della come si dice, della dirigente, e una nell'ufficio consiglio almeno, o no? Io condivido, ma non sono a conoscenza di queste dinamiche. Rinaldi, tu che ne pensi?
Allora, io penso che trovare la soluzione anche con l'ufficio, diciamo, informatico di supporto che c'è nel municipio dovrebbe essere una cosa da 20 minuti di discussione. Si tratta di avere dei fondi per comprare, andando molto velocemente, due portatili per iniziare. Sento delle voci. Sì, no, fra poco inizia, ma alle 11 inizia il consiglio, fra poco, sì, vabbè. Quindi io proporrei l'acquisto di due portatili immediatamente, perché mi pare di aver capito che due siano già una cosa sufficiente per garantire, diciamo, un livello migliore di... Quindi, in tutto sarei per te praticamente, una direttore e altre, una all'ufficio consiglio e una all'ufficio commissioni. Questa è una cosa, diciamo, che andrebbe già un passo successivo, nel senso che due o tre portatili sarebbero già una cosa buona, avendo i soldi per comprare queste cose. Però da quello che ho capito io, cioè, si potrebbe anche intervenire installando una webcam sui computer che non ce l'hanno, con una cuffietta col microfono e con 60 euro a postazione hai risolto. Quindi, ma le macchine c'hanno, le macchine che c'hanno loro, i computer, io adesso voi siete tecnici, Ferrauto, un Partinosoft e Ferrauto, ma le macchine che c'hanno loro sono macchine un po' vecchiotte, non sono computer nuovi. I processori reggono le immagini, reggono queste cose. Questo lo può decidere l'ufficio informatico. Io lo sto facendo girare sulla macchina, adesso su un iPad in questo momento. A girare girano. Può girare su un telefono, uno smartphone, quindi volendo si può dotare, migliorare la dotazione. Se hanno, se hanno una buona connessione della rete, ha funzionato anche con più. Non dovrebbe essere un problema. Cioè, come si diciamo, può allora... in diversi modi, comprando degli smartphone un pochino più robusti per questi tre, diciamo, figure che devono lavorare, intanto. Ma oppure... te costano meno i computer, guarda. Con sì. 400 euro un ottimo computer adesso. Sì. Vabbè, ci sono anche degli smartphone che costano poco e che consentono di fare videochiamate. Vabbè, insomma, scusate, allora abbiamo stabilito che ci vogliono altri, che oltre al computer nella stanza c'è, diciamo che quello che possiamo dire come conclusione della commissione è che tutto sommato si apprezza il fatto che possiamo tenere le commissioni con l'unico mezzo, con l'unico strumento che sta nella stanza del direttore. Sarebbe opportuno che anche l'ufficio, consiglio e commissioni venissero dotati almeno di una macchina, di uno strumento l'uno per poter procedere e andare avanti su questo tipo di, con questo tipo di operatività. Assolutamente, secondo me è una spesa che si può fare, se va domato e si chiede l'acquisto di questa cosa senza problemi. Poi questo, diciamo, per l'immediato. Poi se, non so se è questa la sede per dire, ci stanno altre cose di cui dovremmo parlare come commissione, però decidete di attimo. Che cosa senti discorso, se c'hai varie ed eventuali che sono pertinenti a questa faccenda, sì. Macchine o se no tu che di cosa volevi parlare? Noi non è che non te voglio far parlare, che alle 11 sta quell'altra, capito? Fra no, va bene, casomai aggiorniamo alla prossima, però i temi che volevo portare sono la disponibilità delle virtual private network, delle VPN, che consentirebbero da casa, utilizzando computer di personali a questo punto, comunque di protocollare e di fare anche le conferenze. Stefano, Te do la soluzione. Siccome mi devi mandare via mail quella cosa che io poi giro, quel verbale che hai letto te, che io poi me lo firmi e me lo mandi, io lo rifirmo e lo mando a Fugallo, mettimi nella mail che mi fai, mettimi altri punti che convochi per le prossime riunioni. Sì, allora, su questo siamo d'accordo, finisco subito. Cioè, ho due commissioni, mi pare, che con Leonardo avevamo predisposto prima di questa emergenza e poi abbiamo disdetto, non abbiamo più fatto. Io vorrei fare quelle commissioni là. Quindi Leonardo forse se le ricorda, io qualche appunto ce l'ho, dovremo procedere con quelle lì e aggiungere questi punti relativi al telelavoro. Ti scrivo tutto. Perfetto, così se la convochiamo entro oggi risolviamo pure dei problemi pratici nostri di presenza, Stefano. Sì, su questo d'accordo. Però abbiamo il limite, diciamo, di invitare gli uffici, perché lì c'era il Dipartimento Comunicazione, il Dipartimento Trasformazione Digitale e il nostro ufficio informatico. Io posso provare a invitare i dipartimenti, assolutamente. Non credo che telefonando mi risponderà nessuno, perché anche loro sono in telelavoro. Vediamo che succede.
Vabbè, se saltiamo una commissione per una settimana in attesa di questo e parliamo d'altro, non è un problema, eh? No, le direzioni che loro lavorano con una persona all'interno, eh? Capito, c'è la turnazione, quindi adesso il regime è molto basso. Va bene, vediamo un po' quello. Sentite, che si può fare. Scusa, Fucallo, ma è intervenuto, c'è Tosatti anche, vedo, tra i presenti. Tosatti? È entrato adesso. Ah, è entrato adesso? 20 vabbè, secondi. Però è un auditore, non è un membro della commissione. Sì, ma posso intervenire in quanto consigliere. Dici? Dice, dai, veloce però, Eugecchi. Volevo evidenziare, presidente e vicepresidente, tra le varie ed eventuali, che la registrazione del consiglio di ieri, benché il consiglio abbia avuto una durata molto maggiore, è soltanto di 1:37, quindi soltanto sono stati registrati e archiviati soltanto le 1:37 finali. Va bene, per cui va malissimo. Sì, però vi affido questa informazione per verificare con la PO anche per la futura pubblicazione. Va bene. No, non va bene, lo so, vicepresidente, però ecco, lo vorrei evidenziare perché a me risulta così, ho provato a rivedere il video ed è 1:37 scarsi, adesso non mi ricordo, e quindi sono soltanto i 95 minuti finali circa del consiglio. Ma solo finali, non iniziali? Sono soltanto quelli finali, Stefano, sì. Controllate perché i miei mezzi... sono magari inferiori ai vostri. Se potete vedere nella chat di ogni riunione, alla fine automaticamente, quando la registrazione viene terminata, in questo caso da Leonardo, praticamente c'è un piccolo tempo di elaborazione, poi nella chat viene messo un link a dove è depositato il video, che poi può essere mandato anche al dipartimento per la pubblicazione oppure all'ufficio informatico. A me risulta all'esterno no, ho provato a mandare il link, chi non è iscritto, chi non è nel gruppo non può vederlo, quindi quello poi deve venire pubblicato, Stefano, da quello che ho capito io e da quello che mi dice scusa la pubblicità Microsoft. Quindi proporrei di invitare la TV a ogni riunione in maniera che possa scaricare il video. E non lo so se tutti gli invitati o soltanto i 40 facenti parte del gruppo o se ci sono altre opzioni, ecco. Grazie. Queste mie osservazioni, grazie a voi e no, vi lascio. Dettale bene a Leonardo, scusa Leonardo, prendi nota che mandiamo una copia del verbale, la mandiamo un estratto del verbale, lo mandiamo alla direzione, te provvedevo, mandiamo alla direzione, all'ufficio informatico, che te devo dire? Presidente, tanto questa riunione è ben registrata, ho visto che Leonardo ha avviato la registrazione, per cui può risentirsi una parte, cioè, dal termine dopo circa un quarto d'ora è disponibile già nella chat. Eugenio, scusami, visto che sei pratico, quando io termino la registrazione, sì, devo salvarla in qualche maniera particolare? No, viene fatto in automatico, poi ti viene il link e lo ritrovi nella chat di questa commissione. Perfetto, va benissimo. Va bene, grazie. Sì, mi vado grazie a preparare per il consiglio, ho pochi minuti, scusate, ho due cosine. Eugenio, scusate, io sono andato a controllare adesso, ci sono tutte e due i video. Due video, meno male. Allora c'era il tempo di elaborazione più lungo. Si vede che si è interrotto, ha salvato quello principale, che quello iniziale, che è di 3 ore e qualcosa, 3 ore e un quarto. Perfetto, quello mancava. Poi c'è un altro di 1 ora e...
Se lo vedi forse da telefonino te ne fa vedere uno solo, perché no, lo schermo no, te ne fa vedere tutte e due. Ieri sera effettivamente aveva detto la PO che era mancata la luce e poi salta la connessione, lui interrompe e salva. Comunque, se anche chi ha avviato la registrazione esce completamente dalla riunione, la registrazione continua fino al termine. Non è chi la avvia, però esatto. I file ci sono, ce n'è uno di 3 ore e uno di 1 ora, quindi dovrebbe essere... Quello si vede che ha avuto bisogno di più elaborazione. Se stamattina c'è, allora è tutto a posto, bisogna vedere come accedere ai file. Vai sulla riunione, bisogna scorrere tutta la riunione, forse si possono... Sì, però non si possono scaricare i file, si possono mandare i link... E non possono accedere tutti, il pubblico, ecco, come diceva Stefano, se io mando il link a qualcuno che è esterno, estratti, ci sarà un procedimento di estrazione del file dalla chat e poi si può condividere, però penso dei diritti per farlo, quindi soltanto l'utente che ha i diritti. Non vorrei che rimanesse di proprietà di Microsoft. No. Ah, quello sicuro, perché starà sui loro server, però... Sì, è sui loro server, capito Stefano? Vabbè. Bisogna estrarlo e per poi tenerselo, per tenersene una copia, ecco. Ecco. Ragazzi, approfondiamo, dai. Così ci abbiamo un caffè almeno. Dai. Grazie, andiamoci a prendere il caffè. A fra poco, ciao, grazie Stefano. Ciao. Grazie per Marco, ciao. Fugallo, grazie. A che ora chiudi, Leonardo? Dopo. A che ora chiudi, Leonardo? Allora, all'orario esatto di adesso, quindi 10:48. Lo scrivi in chat? Scrivilo in chat. D'accordo. Quindi 10:48, ok. Grazie, ciao. Ciao. Ciao Lorena. Ciao Luigi, grazie. Ciao, grazie a te, ciao. Come mi arriva quello, ti rimando tutti quanti firmati, eh? Ah, benissimo, ovviamente. Allora, un attimo che termino. No, chiudi. Vabbè, ci sentiamo per telefono, chiudi adesso, chiudi. Come si termina la registrazione? Devi chiudere sul bottone, sul microfono, c'è l'apparecchio del telefono rosso. Ma anche la registrazione si ferma così? Esatto, penso di sì. Allora attacco, va bene.